Quando si prova a smettere di fumare, ci si rende conto che quello che sentiamo non è un dolore fisico, non è che ci venga la febbre o ci si paralizza di gamba, è un senso di tecnica, ci manca un qualche cosa. Ed è incredibile pensare che ve ne potrete andare via di qua tra qualche ora senza più sentire questa sensazione per il resto della vostra vita. Mi occupo di disassultazione al fumo perché ho smesso con questo metodo che userò stamane qua 28 anni fa. E la cosa che mi colpì all'epoca e che mi liberò dal tabacco fu il fatto che non viene focalizzata l'attenzione del fumatore sui motivi per cui dovrebbe smettere, ma si sposta la sua attenzione sui motivi per cui lo fa, smascherando la sigaretta una dopo l'altra da tutte le valenze positive che le vengono erroneamente attribuite. Per cui si arriva alla fine del seminario che non ci interessa più fumare, quindi risulta facile smettere di fumare. Un seminario di che durata? 6 ore, durante le quali vi sono delle pause per poter fumare. Ah, addirittura? Sì, perché se si dovesse dire a chiunque vieni a sentire qualcuno che parla per 6 ore e non puoi fumare, parleremmo sempre delle stanze vuote. Forza di volontà, smettere di fumare. È solo una questione di forza di volontà. Se tu solo avessi un po' di forza di volontà. Io più in là vi farò capire che la forza di volontà non c'entra niente con lo smettere di fumare. E in 6 ore si riesce a smettere, si riesce ad intraprendere il cammino per smettere di fumare. Cioè io ricordo che andai a casa del signor Carlo 28 anni fa, tremebonda, scetticissima come tutti i fumatori, avrei fumato per 22 anni e nel giro di 6 ore lui riuscì a smuovere la sigaretta e spostarla dall'essere il perno della mia esistenza ad essere un oggetto totalmente inutile. 10 anni dopo poi decisi di questo metodo in Italia ed eccomi qua. Ecco, dopo le 6 ore cosa succede al fumatore incallito? Al fumatore incallito o al fumatore occasionale, si parla di tutte e due ovviamente, se ne spengono l'ultima sigaretta, c'è una brevissima fase di rilassamento e poi se ne vanno via tutti saltellanti e danzanti, felici di non fumare.